Le promesse della vigilia sono state ampiamente rispettate, di spettacolo se ne è visto, ma in un derby di basket come quello tra Olimpica e Allianz Uras ci può stare. La dodicesima giornata del campionato di Serie C Silver ha avuto il suo clou con la sfida del Pala di Leo tra le due compagini leopardine, che pur ambizioni diverse si sono date in battaglia con 3.000 persone a tifare gioia per le giocate dei propri beniamini. Meno quando si tratta di realtà nei confronti di chi fa informazione. Sul piano del tecnico il biancazzurri di Luigi Marinelli hanno vinto per 71-64. Il risultato non inganni, poiché le cose migliori le ha fatte vedere la squadra fatta di casa di coach Gesmundo, portandosi nel giro di 3 minuti con un 7-0 terrificante, con le firme di Walter e Bacchini. Il vantaggio si fa consistente quando si arriva alle 10-3. Walker è implacabile, non di meno Mike Altamura, che sa gestire i vari schemi costruiti. Coach Marinelli effettua subito il primo time out cercando di spronare i suoi alla reazione, che avviene e nel giro di poco tempo Malat con il triple fissa in 13 pari. Il primo quarto procede a ritmo sostenuto e i biancazzurri lo mandano in archivio sul 25-15. In apertura di secondo quarto allarme per Colin Boss per un infortunio al piede sinistro, che a fine gara si rivelerà più serio di quanto si prevedeva. L'Olimpica comunque rimane sul pezzo. Alla fine del primo quarto il distacco dai cugini sarà di soli 5 punti ed effettua un'operazione sorpasso in apertura nel terzo quarto, 46-45, grazie ad Andrea Colapietro, tirato da Gesmundo dopo qualche mese lontano dai campi per infortunio. L'Allianz capisce che non può permettersi ulteriori difficoltà e con Ulano e Malat, unitamente a Serazzi, Marconi e tutti i resti della squadra, arrivano alla chiusura della penultima frazione a meno uno del giallo blu. E nel decisivo ultimo quarto commettono troppi falli e consentono ai biancazzurri di arrivare a più 10 e di gestire con comunità il risultato sino alla fine della gara. C'è poco da rimproverare per l'Olimpica, che esce sconfitta ma a testa alta con umiltà e la certezza di riscattarsi nella gara di ritorno. Ora si pensa alla trasferta di Vieste, sconfitta a Nardò per 88-68, mentre l'Allianz ospiterà in casa la Juve Trani vincente 89-58 su Monopoli. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport, Fernando Di Leo, Cerignola.